Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto la Ministra Dadone e la ringrazio sentitamente per aver voluto organizzare la conferenza di oggi, ridando impulso dopo un lungo periodo, una lunga pausa, a questo importante appuntamento istituzionale sul tema delle droghe, una delle maggiori sfide sociali del nostro tempo. In questi ultimi due anni il fenomeno delle droghe ha risentito anche degli effetti della pandemia. Il traffico di stupefacenti, che ha da sempre una dimensione trasnazionale, è stato infatti influenzato dal rallentamento globale delle transazioni commerciali. Inoltre l'impatto delle misure di contenimento del Covid-19 ha condizionato la coltivazione e la produzione di droghe e ha reso più difficile procurarsi i precursori e la manodopera necessaria. È derivato da questo complesso quadro un calo della domanda di stupefacenti, almeno di quelli più ampiamente diffusi. Non possiamo purtroppo considerare ciò che è accaduto in questa sorta di sospensione del tempo impostaci dal covid come qualcosa di duraturo e di stabile. Le organizzazioni criminali hanno dimostrato una straordinaria resilienza e sono state assai rapide nell'adattare i propri assetti logistici e organizzativi alle nuove dimensioni economiche e sociali determinate dalla crisi. Hanno saputo sviluppare schemi operativi innovativi sia nella gestione dei grandi traffici sia nelle attività minute di spaccio. A conferma di questa capacità di adattamento e di flessibilità di comportamento, la seconda parte del 2020 ha fatto registrare una forte ripresa delle importazioni di stupefacenti nei luoghi di stoccaggio e soprattutto verso i paesi di destinazione finale, introducendo le forze, inducendo le forze di polizia ad innalzare ulteriormente il livello della risposta. Ne è scaturita una serie di sequestri di straordinaria consistenza, lo dimostrano i dati. Rispetto al 2019 si è registrato nel 2020 un incremento di circa l'8% dei sequestri di droga. Tuttavia, rispetto al BN 2017-2018, anni nei quali quantitativi, i quantitativi di droga sequestrati superavano mediamente le 120 tonnellate, si, ri, si rileva una tendenza alla riduzione stimabile in circa 60-70 tonnellate di stupefacenti. Questi decrementi riguardano quasi tutte le sostanze, ad eccezione della cocaina, delle droghe sintetiche e delle piante di cannabis. In particolare nell'anno 2020 dobbiamo segnalare che c'è stato un record assoluto nei sequestri di cocaina. Infatti ne sono state sequestrate circa 13 tonnellate, un quantitativo mai raggiunto in precedenza. Una specifica riflessione deve essere poi riservata alle droghe sintetiche e anche qua il dato dei sequestri mostra un incremento assai significativo, più 13,9%. Anche se la quantità di, droga, di droghe sintetiche sequestrate nel nostro Paese appare complessivamente contenuta, non bisogna tuttavia sottovalutare il fenomeno del loro consumo. Eh, devo ribadire anche mh, in questa occasione, di questo importante eh, convegno, come il narcotraffico rappresenti il core business delle organizzazioni criminali di stampo mh, mafioso. L'azione di contrasto è resa più difficile dalla dimensione transnazionale del reato e dai continui aggiornamenti tecnologici realizzati per eludere i controlli. Trattandosi, come ho già detto, di un fenomeno globale, un altro scoglio è rappresentato dalla diversità talora sensibile delle legislazioni dei paesi interessati. L'attività repressiva è però una delle leve principali che abbiamo a disposizione. L'altra a cui io guardo con assoluto interesse è quella della prevenzione: far sì cioè che attraverso degli interventi mirati si possa ottenere l'ascolto e l'attenzione delle fasce sociali più vulnerabili e principalmente dei giovani. Uno studio condotto dal CNR sulla diffusione delle droghe e dell'alcol in Italia ha evidenziato che nella fascia ricompresa tra i 15 e i 19 anni il 19% circa degli studenti ha assunto sostanze psicoattive illegali. Decisamente elevata è anche l'incidenza dell'assunzione delle droghe nell'infortunistica stradale. Negli ultimi sei anni la Polizia Stradale ha effettuato controlli su oltre 7.000 conducenti e più del 10% sono stati sanzionati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il Ministero dell'Interno, oltre all'attività della rete delle prefetture che operano attraverso i nuclei operativi per le tossicodipendenze, partecipe a tante iniziative caratterizzate da scopi sociali e di prevenzione, sviluppate in sinergia con il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto esecutivo ICARUS. È in tale progetto, infatti, che trova spazio un apposito ambito tematico dedicato proprio alla prevenzione, soprattutto con riferimento al mondo della scuola e alla popolazione giovanile. Io direi che anche vorrei fare un cenno di quello che è eh, l'attività che viene portata avanti dalla Direzione Centrale delle Specialità della Polizia, della Polizia di Stato che, per esempio, ha siglato un, apporto, un, un accordo di collaborazione interistituzionale sempre con il Dipartimento per le Politiche Antidroga, volta alla prevenzione dell'incidentalità dell causata dall'uso di sostanze strutturali e dall'abuso di alcol. E la progettualità assume il carattere di innovatività in quanto prevede di accompagnare le attività operative di controllo con una campagna di sensibilizzazione e prevenzione presso le scuole di secondo grado. Inoltre il servizio postale ferroviario ha ideato e sviluppato un progetto Smetto quando voglio, proprio per contrastare le dipendenze da sostanze stupefacenti o alcoliche e favorire il dialogo con i giovani. Si è messo così a punto un modello operativo che non è soltanto sanzionatorio ma che mira anche attraverso la sensibilità e la capacità di dialogo dell'operatore di polizia a convincere il giovane ad affrontare seriamente un percorso di riabilitazione e di reinserimento che nel caso dei, dei minorenni coinvolga anche l'intero nucleo familiare. Il fenomeno della, delle droghe, in definitiva, è principalmente un grande problema di educazione alla vita e ai suoi valori. Da ogni punto di vista ne avremo oh, definitivamente ragione solo quando si comprenderà fino in fondo la distruttività delle droghe e se ne abbatterà la loro nefasta capacità seduttiva occorre lavorare insieme secondo una logica inclusiva che favorisca il pieno coordinamento di tutte le componenti istituzionali e sociali coinvolte, evitando che possano sentirsi isolate o emarginate. Un ruolo indispensabile in questa decisiva sfida è riservato al privato sociale, alle comunità terapeutiche, ai centri educativi, tra i quali colloco il nucleo sociale primario, la famiglia. Non posso pertanto che trarre i migliori auspici da questa, da questa conferenza che guarda lontano con l'intenzione di pianificare un'attività a tutto campo, a livello nazionale e territoriale e che non esclude di investire anche il Parlamento per una nuova riflessione sul tema delle droghe. Dobbiamo condurre insieme una grande battaglia di libertà e dobbiamo farlo facendo appello alle nostre migliori energie e alla nostra più grande determinazione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di lavori.